Quindi gli strumenti ve li ho fatti vedere tutti. Adesso vediamo dove eventualmente dovreste trovare delle difficoltà e quindi cerchiamo di risolverle insieme. Approfittate anche, ma mi fa piacere che parlavo prima con i colleghi di simulazione, questa è l'occasione perché voi possiate lavorare insieme, dovete un posto per lavorare insieme, dovete confrontarvi, posto per presentare problemi, quindi capitalizzate il fatto che state qua, che poi voi, tra virgolette, esercitarvi, potete esercitare a casa. Se avete bisogno anche di una spiegazione, di un feedback, diciamo, io anche da casa ve lo do, però un momento dove c'è più interattività e anche possibilità di scambiarsi, punti di vista con i colleghi, ce l'avete qua, non ce l'avete da nessun'altra parte. Allora, proviamo a parlare del pronto soccorso, d'accordo? Allora, siamo in una situazione, informale, vi chiamo perché, guardate, mi dovete risolvere questo problema perché in questo momento noi abbiamo il pronto soccorso intasato. Non riusciamo a tirare fuori le persone, non riusciamo ad accogliere l'esigenza del territorio, quindi abbiamo grosse difficoltà, mettiamo in difficoltà le persone, anche con una situazione, di una certa gravità, purtroppo non riescono a essere servite in tempo, quindi abbiamo dei problemi seri, è una questione anche di rilevanza sociale, dobbiamo assolutamente risolvere questo problema, però non abbiamo chiaro di dove possano esserci le difficoltà, a parte immaginiamo che ci possa essere qualche problema nel personale di front office, però vorremmo avere le più chiare in modo da poter affrontare una ristrutturazione sia in termini di spazi che in termini di personale. E quindi avremo bisogno del vostro aiuto. D'accordo? Forza. E dovete fare domande, dovete fare l'analisi, no? Io oggi tengo problemi. Mi devo mostrare la soluzione. Come cose che abbiamo visto, che abbiamo fatto, che qua cercare di ribaltare, adesso che cosa mi serve per poter affrontare questo tipo di problema? C'è una verità, ma se non sta scrivendo. Io sono secondo, nel senso sono quello che ha la competenza, l'esperienza e quello che conosce il problema, però non conosco la soluzione. Voi avete la soluzione, ma non conoscete il problema. E quindi in questo momento si deve stabilire la relazione, no? Quindi state tranquilli, è senza tutto, quindi sentitevi liberi, però avendo in testa quelle che possono essere le informazioni che vi occorrono,
per poter poi capire come si può ridurre, come si può, diciamo, trovare una soluzione. Allora, ciao. Come sono istituiti con ricerche provinciali, cominciamo a capire, scusate, ma quanto gente è giusto, che, diciamo, qual è la, diciamo, la popolazione, come questa popolazione arriva, che tipo di popolazione è, come... Con che tempi e che modalità? Perché io ho visto che c'è un problema, magari il problema ce l'ho solo in fascia orario, no? Non c'è un altro fascia orario. Quindi, sicuramente quante sono le persone che accedono al pronto soccorso e come sono distribuite, tipicamente secondo una stima. E se lo stakeholder c'è, bene, se lo stakeholder non ce l'ha, ecco, se lo stakeholder non ce l'ha, allora voi dovete dire la dobbiamo recuperare. Quindi dovremo fare un'analisi attraverso dei questionari, saranno delle opere, se qualcuno che vi lega queste informazioni, oppure possiamo andare a trovare delle informazioni da aree analoghe, no? Giusto per avere una stima che stanno. Poi cercate di fare Monte Lodano, no, però se io spero che voi pensate che non lo dobbiate fare che a Monte. Però troppo prima e poi qualcuno capita di passare per un pronto soccorso, per cui mi faccio immagini, mi rendete conto, ieri qualcuno c'è mai stato un pronto soccorso. Ci siamo passati, no? Quindi abbiamo visto che è stato. Allora, le cause, magari, mi sei mandato personale, problema di organizzazione. Ma noi stiamo andando già molto avanti, e capire le cause del blocco non lo puoi chiedere, niente, lo devi chiedere a te. E che da un'analisi per vedere quali possono essere le cause di questo. Quante? Non ho capito. Ok, questo può essere un'informazione, ma cerchiamo di capire prima quando sono arrivato alla scuola. Quattro, sono questa la massa. Cercando di capire queste persone che fanno quando arrivano. Ah, certo, quindi voglio dire, ad esempio, dice, vabbè, cerchiamo di capire con lo stakeholder come è attualmente, qual è il flusso operativo, no? Per prima cosa, perché questo è il e quindi dobbiamo in qualche maniera, io vi devo dire che queste persone arrivano. O in ambulanza o chiude, diciamo, a piedi e vengono accolte da un servizio di accettazione. Va bene? Sul quale naturalmente diciamo, noi insieme a queste persone, mentre si accettano, poi che fanno? Stanno in piedi, stanno a letto, ah, poi ci sta una sala dove man mano deve. Queste persone quindi non numero, ascolto. E beh, ma se uno vuole dire sta male, cioè, perché una vita sta male, sta in una situazione di gravità, poi ci sono delle persone che riconoscono, si accorgono di questa situazione, e ovviamente no. Quindi ci sono situazioni e situazioni, e immagino, come li disse, per queste cose noi andiamo in infermieri. Che si fa una accettazione, eh? Siamo di pensiero che in base all'accettazione fanno una valutazione, no, del livello di gravità che corrisponde grossomodo a questo famoso codice di Triano, no? Che è una cosa indispensabile, ma che inevitabilmente passa perché c'è comunque
un momento di riconoscimento, di accettazione di questa situazione. E quindi, per, diciamo, meglio descrivere questa cosa, e cosa mi dovreste chiedere a questo punto? Il tendere di chiedermi ugualmente un'accettazione, certo, di uguale, mediamente un'accettazione con chi ha 5 minuti, 10 minuti. Poi, che altro mi dovresti dire? Quante chiedere? Quante persone fanno questa accettazione di uguale? Ci stanno mediamente 3 postazioni. Poi, beh, abbiamo 3 postazioni, diciamo, per postazioni che fanno questo lavoro di. Diciamo che giustamente, oltre andando a guardare, poi questo può essere andato un po' più nel dettaglio, non è che l'infermiere sta avendo un ci possono essere, ci possono avere degli ausiliari che in qualche maniera accompagnano, assistono le persone. Diciamo in questa fase, no? Perché magari arriva uno con le proprie gambe, che è un punto, ma arriva un altro in barella, è un altro punto, e vi possono volerci delle persone che affiancano un po' all'accettazione in questo lavoro di riconoscimento. Quindi, diciamo, in questo lavoro di riconoscimento prenderà 3 persone in accettazione, poi ci stanno almeno 2 ausiliari che stanno là a dare una mano per questa attività di accettazione. Perfetto. Che significa? Che il codice non si può accedere all'interno di un'ospedale di Io ti posso dire che noi, sicuramente, noi in fase di triage assegniamo un codice che è il codice di triage, quindi rosso il bambino, giallo il da dopo, il verde a scegliere, il verde troppo. Questo è quanto, cioè, non so che altro ti posso aggiungere, non c'è la parte del fisso. Questa è la, cioè, dovete parlare anche, dovete chiedere le cose chiare, non dovete, perché un errore che spesso si può fare è nella relazione stabilisce chiedere le cose con un approccio e un gergo tecnico, ma da chi la lavasse ci sta uno che è il migliore dei casi, fa il direttore sanitario, quello già è tanto, perché una persona che ha una missione organizzativa, ma se trovava un medico che magari gli ha dato compito, peggio del peggio, è un chirurgo, da questo punto di vista è uno che si trova a suo agio solo quando è di fiera male. Non è che davanti, non è in grado di, come si dice, organizzare il pensiero secondo la vostra testa. Voi siete, diciamo, una atipicità, perché dovete imparare a ragionare con una testa che è molto lontana dalla vostra mente. Quindi non gliela dovete poi rimbalzare, perché sennò, anche se poi medici, quando si è nella cosa, gli chiedono di fare delle domande che lui non le capisce, poi se andasse prima, per loro, chiaro? Quindi poi si compromette subito, subito la relazione. Allora, no, c'è la distribuzione delle persone, quindi possiamo dire che mediamente arrivano, facciamo una ventina di persone all'ora, questo è pianeta, poi sempre attesa, meglio non me lo vuol dire a me, no? Cioè, io so che le persone stanno là a passare un sacco di tempo, non so quanto tempo, aspetta, gente che passa pure 3 ore, dopo si scoccia, non si fa, non ti saprei dire. Ti posso dire che mediamente noi abbiamo una ventina di persone, ogni 20-30 persone all'epoca, diciamo così. E di questi non lo so quanto sarà, almeno il 20% saranno voci rosso,
il 30% con anche il c'è giallo, oltre il 60% c'è. Ho stringato, però non passa a stare il percentuale seminario, però può essere vaccinato. E quindi noi hanno fatto l'accettazione. Che succede? Come scelgo delle persone che curano il paziente? Perché non fa di vista da medico e di sopra e poi come scegliere quale persone che no, e il paziente poi a seconda del problema normalmente viene visitato e quindi abbiamo diversi ambulatori che a seconda della problematica diciamo fanno visita nel paziente. Dopodiché poi, naturalmente, a seconda dei casi abbiamo anche delle sale dove si possono fare, diciamo, delle piccole meditazioni, interventi. Quindi il paziente che viene, diciamo, viene accorpato a fare l'esame di obiettivi. Poi ci stanno delle sale dove comunque può essere visitato, diciamo, piccoli interventi, poi a seconda dei casi possono andare sicuramente con una certa quantità a fare un attacco, una radiografia, e per molti di loro ci sarà il problema di andare a fare degli esami di tipo clinico, a meno di là, sangue, perché ci stanno andando dei dati particolare. E poi a seconda di quello che si riscontra, il problema anche in tempi che non possono essere troppo lunghi, alcuni di loro possono andare a fare anche un intervento chirurgico. Quindi questo diciamo, grosso modo, quindi fanno, vengono essere ascoltati dal medico, possono fare delle visite, poi possono andare a fare le indicazioni e poi vanno a fare l'intervento chirurgico. Come esame, sicuramente ci saranno dei setup e esami clinici di laboratorio. Quanto mi sono ci sono perché mi devo E noi abbiamo, diciamo, due ambulatori, tre ambulatori con altrettante postazioni, diciamo, di medici che poi in colloquio siamo obiettivi che sempre, diciamo, di tirare la cappella al posto di questo. E poi ci sono salute operatori. Sì, ci sono delle sale operatorie, stanno due sale. E i codici che ci sono anche in mezzo all'ora, no, massimo di un minuto. Ma il codice rosso alle volte, quando arriva direttamente in sala operatoria, alle volte ci va a valle di una visita che dove si riscontra, è ovvio, su chi le sta dando sangue, se viceversa ha un problema che va un attimo analizzato, codificato, e allora come prima fanno l'istanza, perché prima di fare un intervento può essere necessario fare anche degli esami di urgenza, no? Cioè, chiaro che, ripeto, l'emergenza quale è il livello di emergenza? Perché ovviamente se uno sta in una situazione a rischio morto, quindi si va a fare l'esame clinico. Se però è uno che ha bisogno di un intervento, però c'è un tempo ragionevole, allora per prudenza, dovendo probabilmente affrontare un'anestesia, può essere, diciamo, utile di prendere un esame clinico. Ma anche per la presenza di un'altra cosa, se vuoi sfruttare il mio lavoro.
Ma veramente non è che noi abbiamo delle risorse di dare a tutti i lavoratori che si chiamano legge. Siamo in una situazione dove sicuramente passi il rosso o il giallo deve essere verità, le risorse sono quelle lì. Chiaro che in sala operatoria ci sono delle risorse che lavorano sulla sala operatoria, però per l'inizio non è che c'è l'ambulatorio che i rossi, quindi per avere dei diversi, l'ambulatorio che è il giallo. Invece non si può fare c'è una emergenza, una No, emergenza. no, sono due sale operatorie, Sì, vero. due sale operatorie dove ci stanno in TV, un anestetista, un infermiere. Non c'è la diagnosi, tempo per la diagnosi, non c'è la diagnosi. Ovviamente per fare una visita ci metti 4 ore. E si trova a seconda di caso, ovviamente. E per avere i posti, gli esami, i pezzi ci vanno mezz'oretta. Sia per gli esami clinici che per la fatto anche Insomma, io ho un'altra cosa, problema che diciamo il grosso mediamente un intervento di amore. E c'è un infermiere che fa prevedere, poi dopo ci stanno i tecnici di laboratorio che poi si sono le attrezzature per fare gli esami. Diciamo che è una cosa che non è più personale, che stanno in termini pubblici. Permettimi Perdone? di Ho visto il mio appartamento. Sono per me, l'anestesista, però in comune, io sono per me. È inutile che stava là. Chiamo un medico, un infermiere, in chirurgia, un infermiere, e poi abbiamo l'anestesista che fa fallo alla mano. Le operazioni possono avvenire contemporaneamente nelle due sale. E c'è, iniziamo anche. Se no ci andate a aspettare là, è inutile. Ci sono dire quanti anni dopo la diagnosi vanno via, vanno a casa, quanti restano. Beh, quelli che stanno, allora, quelli che vanno in sala operatoria, sicuramente dopo l'intervento vanno in chirurgia, vanno in reparto, in chirurgia d'urgenza, questo fuori di questo. I codici gialli in parte vanno a casa, diciamo che grosso modo la metà dei codici gialli va a casa, la metà invece va in reparto di degenza. I codici verdi sono attuano a casa. Il nostro lavoro sul mio lavoro Reparto di medicina, allora praticamente i codici gialli, insomma, erano 40 posti letto, chirurgia d'urgenza, sono di Scusa, per quale ho messo il prima? Eh? C'è un mio proprio che Abbiamo detto 20 minuti. mi dà. Vai.
Vabbè, c'è pensato, non entriamo nella questione della, diciamo, del reparto, quello è poi tutto nato scendendo. Beh, una volta che noi abbiamo dimessi dal proprio soccorso, per il reparto, ovviamente a me non interessa più tanto. Il tempo tra la diagnosi e l'operazione del tumore o già lo fai. Beh, abbiamo detto che la visita del medico dura una decina di minuti. Poi non saprei, perché poi dipende un attimo dal fatto che fanno l'esame. Alcuni fanno l'esame tacco, altri fanno l'esame Rex. Altri fanno un esame clinico, e qui guardiamo il caso in cui c'è il rosso che sta in pericolo di vita, quello direttamente a operarsi. Un codice giallo in genere aspetta i risultati dell'esame, eventualmente per andare, diciamo, a fare l'intervento. E c'è un tempo di leggenza. Sì. Io No, e quindi stanno là, magari ad aspettare. interessa sapere di questo di nuovo argomento, mi aspettano più che se ne vanno, che possono andare indietro con i servizi, cioè il video. Beh, le persone che stanno in attesa del triage, tipicamente ci stanno persone che aspettano, diciamo, un paio d'ore, però si scorge, no? Che fuori a un proprio soccorso, soprattutto se sei un codice verde, magari il codice verde, sta per una lunga famiglia. Ma guarda, il mio problema è serio. Tutt'oggi, a tutt'oggi, per tante tipologie di prestazioni, sta raggiungendo anche il fatto di stare in pomeriggio in pronto soccorso, perché comunque si fa una visita, perché non è, troppo è diventata una cosa complicata avere una visita ambulatoriale. Allora, tu fai una richiesta all'ASL, una prenotazione, ti aspettare 6 mesi. Te fai un'idea, ci trai tutto là, te fai proprio soccorso. Fai un po' di dolore, però, diciamo, poi ti possono visitare tempestivamente. Ma questo è un vecchio problema. Un vecchio problema. Cosa dentro? Ehi, tu in alto. Guardiamo che vivo in media, non so come si fa, ma in costa. Senti, allora, il costo lordo, diciamo, il costo lordo del medico dovrebbe essere sui 5.000 euro, il costo lordo dell'infermiere sui 3.000. Diciamo che ogni paziente di pronto soccorso poi rappresenta un budget di rimborso da parte del Servizio Nazionale di Centro. Anche il consumo del 24 ore su 24, ci sarà un cambio di margine medico, magari mi ricordo Abbiamo dei grandi medici, erano su 3 turni. Iniziare a lavorare, magari ti vuoi trovare una medica, cioè delle persone che possono venire in città per un'ora circa di un'antica, un'altra, che Beh,
Diciamo, in realtà noi abbiamo dei periodi, diciamo, delle fasi dove diciamo, c'è una maggiore affluenza. Monica, sì, praticamente lì si è studiato. Però diciamo che mediamente nelle ore diciamo del tardo pomeriggio ha questa una maggiore affluenza, quindi quelle 20 persone distribuite sul fatto che poi nel pomeriggio c'è stato un 50%, quindi paga un valore medio che però nel pomeriggio c'è un 50%. E il personale di una nuova, non sono disponibile. E il personaggio non è uguale, capite un attimo, voi questo si rappresenta, poi in questo momento il personale è questo. Poi, quali soluzioni di allocazione dell'istituzione del personale, fa altro che delle cose che ci deve essere di lavoro, perché sta bene spostare il personale, è una cosa, diciamo, complicata. Quindi bisogna capire anche se magari può essere più utile, può essere conveniente fare una cosa diversa che non può stare pensato, non sappiamo se il personale, tutto il personale, solo medico, il personale solo il pubblico. Non abbiamo queste indicazioni, non abbiamo chiamato. Invece dovrebbe essere un'operazione, ma una licenza di inizio, si potrebbe avere la stessa situazione. No, in realtà hai fatto giusta la domanda, perché dalla sala operatoria diciamo che un buon 30% va in riabilitazione, il resto va in reparto. 30% un bus, lei Eh beh no, abbiamo detto che in sala operatoria ci vanno rossi o diciamo occasionalmente gialli, verdi, no. Pensate che in una relazione ci vuole lo stesso dottore del dottore. No, non funziona, noi abbiamo solo anestesisti e infermieri, ma non perché eh? L'anestesista è lo stesso della sala operatoria. No, figlio mio, ce ne stanno almeno un paio, no? Ora che sta in formazione, che vediamo come abbiamo il via dei nostri vecchi all'inizio. Vedi. Quanto tempo sono stati in penso che un paio di giorni si fa. Vabbè, facciamo 24 ore, un'osservazione. No, abbiamo la medica, il centro dei codici rossi si fa l'intervento. Poi dopo, diciamo, 30% di quelli che fanno l'intervento vanno via di mezzo. Però ci stanno anche i gialli che possono fare l'intervento. E diciamo che il 20% del giallo andrà a fare Quindi il 20% giallo andrà a fare il 20%. Poi di quelli che fanno il 20-30% quindi andrà a fare l'intervento sia gialli che rossi, ma non tutti. Gialli quasi tutti, tutti rossi, ma non tutti gialli.
Fare l'esame che hanno detto ci vuole mezza ora sia per fare l'esame laboratorio che per fare l'anno. Ovviamente nel caso dell'esame di laboratorio il paziente aspetta, ma a parte si fanno gli esami, quindi microbi, glicemia, azotemia, eccetera. Per l'esame TAC il paziente che deve andare presso l'apparecchiatura e fare l'esame TAC. Nel caso dell'esame TAC noi abbiamo sempre e c'è un infermiere, un tecnico di radiologia che fa questo esame. Nel caso dell'esame di laboratorio c'è stato il tecnico della clinica, l'infermiere che fa il prelievo, e poi il tecnico del laboratorio che fa le prove. Questo, diciamo, il tecnico di laboratorio non fa parte dell'organo del pronto soccorso su cui quindi è un tempo operativo che a noi come risorsa interessa poco. Ci può interessare un po' di più il fatto che per la TAC invece comunque è impegnato un infermiere e un tecnico radiologo, per cui diciamo, fanno più capo questa chiaro, oppure non scritto. Sì. C'è anche il mio figlio che mi ha detto che ancora prima che si sia creata la figlia del mio figlio. Paziente deve andare a fare la visita. Poi, se ha bisogno di esame per fare il prelievo mentre fa la visita, però poi si deve andare a fare la TAC, la comunità. Quindi non vi sape dire più o meno tutto il tempo che prende, questo non è. Dico quello che deve fare, ora con il E dopo si va a non vuoi in quanto io. Ma è regalo. Va Quindi, diciamo che questo non ci interessa poco, l'avanzata l'urgenza di chiusura.